conto alla rovescia. Mancano 5 giorni al Natale. Perché non lo volete fare un alberello di carta riciclata? Da regalare a mamma, a nonna, a zia, al cane o per invadere tutta casa? Se lo fate, mi raccomando, inviate una foto nella mia mail o ditemi che cosa ne pensate. E nel frattempo, tanti tanti auguri di un dolce Natale. Un bacio, ciao! Ci servono dei fogli di carta un po' pesanti o dei cartoncini. Siccome questo per me sarà proprio un riciclo, ho preso delle carte di giornale di copertina. Mi raccomando, copertina, perché comunque deve essere un minimo rigida. Del filo di lana, nel mio caso è lana, ma potete usare anche del cotone o dei nastrini che vi avanzano. Io ho preso questi da un negozio, li ho pagati 70 centesimi l'uno. E decorazioni. Io ho comprato tanto tempo fa, perché mi piacevano questi diamantini e sono piuttosto grossi, guardate la mia mano, però alla fine non li ho mai usati perché potevano essere degli stickers per cellulare, ma non li ho mai usati. E in alternativa potete usare delle perline che vi avanzano, perle, perline, perlozze, tutto quello che magari avete comprato o vi avanzano da collane rotte, bracciali, non sapete che cosa farne. Questo è il momento di tirare fuori tutte queste cosine. Per quanto riguarda i collanti, potete usare quello che avete in casa, i vostri preferiti. Io userò per formare l'albero del Vinavil, però se preferite la colla a freddo potete usare la colla a freddo o la colla a caldo. Poi servirà qualche pezzo di scotch, quindi forbici, e se usate il Vinavil vi servirà un pennellino. Per il resto mi sembra di avervi detto tutto. Incominciamo il progetto! Prendiamo il nostro foglio di cartoncino molto semplicemente e andiamo a fare una punta in cima al nostro foglio e lo arrotoliamo formando un cono e fissiamo con un pezzo di scotch il nostro cono in modo da fermarlo. Io uso lo scotch di carta perché è un pochino più solido. Ecco, l'unica cosa, io ho già sbagliato, fermatelo quando la punta è a punta, non quando la punta si è schiacciata, quindi quando la punta è così. Così. Prima operazione è finita. Per avere veramente una forma così di alberello e perché il nostro alberello sia dritto e non pendente come una torretta di Pisa, dobbiamo eliminare queste code e quindi renderlo veramente dritto. Come facciamo? Beh, possiamo prendere un righello per quelli che sono più precisi. So che questo succederà secondo me fra i maschietti, ma basterà secondo me schiacciare leggermente, senza schiacciarlo del tutto, il nostro cono e tracciare nella nostra mente una linea immaginaria e cercare di appunto immaginare il nostro triangolo il più dritto possibile. Diciamo che io decido di tagliarlo così e quindi vado ad eliminare l'eccesso di queste punte, vedete? Ed è vero, alzo un pochino, sì, ho una candelina lì accesa così. Ed è abbastanza, no, non è ancora abbastanza dritto, però ho già eliminato un po'. Taglierò ancora, diciamo, un dito per farlo rimanere un pochino più dritto ancora, perché lo voglio veramente dritto e triangolare. Mi fermerò quando sono soddisfatta. Eccolo qua. Ora è soddisfacente il risultato. Procediamo con la terza fase.
Adesso entra in gioco la colla, scegliete la colla che volete, io userò il Vinavil e prendo il Vinavil e cospargo in maniera così abbastanza regolare il mio alberello, il mio futuro alberello di colla. Vedete, lo faccio facendo delle righe qua e là. Voi potete prendere la colla e fare altrettanto, fate delle righe di colla, tutto così. Con un po' di precisione questa volta vado dalla base fin fin su a ricoprire il mio alberello. Che rimarrà incollato perché abbiamo cosparso di colla la base, così, e vado su. Se la colla non rimane, posso sempre andare a dare una ritoccatina con il mio pennello, o se voi avete usato la colla, con la colla. Io sto usando una colla vinilica, quindi dopo posso lavare, vedete che è un po' sporcato, però se preferite potete sempre proteggere il vostro piano di lavoro. Dopo aver messo per benino tutta la nostra lana o il vostro cotone, passo alle decorazioni. Qui ho incollato le mie perlozze e dei brillantini. E in questo alberello, che ho fatto con un triangolino più piccolo, metterò solamente dei diamantoni. Potete usare tutto quello che volete, come sempre il limite è solo la nostra fantasia. E voilà! Spero che vi piacciano. Un bacione. Ciao.